Quindi fino a... Raffaella, hai conosciuto l'assessore Caraccio, ok? Letto. Allora, Filippo, io penso che quella tua lettera sia stata veramente quel punto esclamativo in quella giornata. Quelle erano le ultime 120, gli ultimi 120 minuti di lavoro di Maria. E diciamo che li hai griffati tu. Che onore! È senz'altro uno di quei momenti che uno non dimentica nella propria vita, perché al di là di tutte le difficoltà che uno incontra nel quotidiano, ci sono dei momenti e delle persone che uno non può dimenticare. Ma io penso che questo sia un sentimento non soltanto mio, ma sia un sentimento diffuso da parte di tutti i presenti qui oggi nei confronti di zia Maria, perché lei, ripeto, a noi ci lascia un insegnamento profondo. L'insegnamento profondo è quello di guardare l'altro sempre nella disponibilità, sempre con attenzione, sapendo di poter dare a chi ha bisogno e tendere la propria mano. Questo è l'insegnamento che ci dà Maria. Purtroppo la vita a volte non è così, perché la vita è fatta di egoismi, a volte è fatta di prevaricazioni, ma il sentimento e soprattutto il valore di ciò che ha trasferito zia Maria nel reparto di pediatria, nell'ospedale, nella comunità, nell'associazione, tra tutti quanti noi, è un sentimento di cui andare orgogliosi, per cui io sono orgoglioso di zia Maria. Grazie. Raffaella, tu invece dicevi che ciascuno di quei petali di quel girasole rappresenta un ti vogliamo bene. Hai detto che zia Maria in tutti questi anni ha saputo sedare tutte quelle piccole controversie, come diceva Filippo, il mondo reale non è come quello teorico virtuale. Raccontaci un po' che cos'era il reparto di pediatria con Maria Mennuni e che cos'è senza Maria Mennuni. Allora, io mi piace iniziare sempre dalle riflessioni che iniziano un certo percorso. Per esempio, oggi pomeriggio quando sono arrivata, la prima cosa che mi ha colpito, il video l'ho visto subito dopo, però la cosa che mi ha colpito è stato il menù sul tavolo. Maria avrebbe potuto scrivere: Maria Sterpeta Mennuni incontra tutti i suoi amici nel percorso che ha incontrato nella sua vita. Invece ha scritto: il reparto di pediatria. Sul menù c'è questo, il reparto di pediatria. Vuol dire che le sue molteplici attività, i suoi amici che saranno centinaia, che una parte è qui adesso con noi a festeggiarla, ma lei è della pediatria, perché l'ha scritto, ha messo il video, lei da quando era ragazzina, con la divisa che ormai è soltanto un ricordo. Maria è l'infermiera della pediatria, quindi vuol dire che la sua vita, sì, ha avuto tante sfumature che l'hanno arricchita, che ha arricchito chiunque sia stato accanto a lei, ma il suo cuore è in pediatria. Quando io sono arrivata, arrivata solo 3 anni fa, Maria c'era, c'erano tutti, io sono stata, l'ultima che si è aggiunta come sì, caposala, perché l'altra era già andata via, mi sono trovata di fronte a questo concentrato di energia. Se gli graviti attorno potrebbe pure farti cadere, talmente ti avviluppa nella sua sfera. E mi disse soltanto una frase: conta su di me, qualunque cosa succede chiamami. Ha sempre tenuto fede a queste parole. In un qualunque momento di necessità, un turno scomodo, difficile da coprire, molto disagevole, non ho mai avuto il dubbio, Raffaella, che potesse venirne. Hai toccato una nota dolente, quella dei turni. Lei non ha mai ambito a fare la caposala, perché ha detto: io non voglio creare discordie per i turni. Oh, i turni sono la nota più dolente in un reparto. Qualcuno ha detto che la caposala puoi farla anche di zucchero, però è sempre cattiva, perché quando si cimenta nei turni diventa una caina praticamente. In tutto il team, e io ne ho 23,
l'unica che io lo devo onestamente, io sono quando devo dire una cosa me la dovete lasciar dire con onestà, l'unica che non ha mai protestato sul turno, fosse bello, fosse brutto, fosse scomodo, fosse Capodanno, fosse, è sempre stata lei quella che si è non voglio dire, magari gli altri avevano anche diciamo altre aspettative. Lei ha sempre trovato, ecco, questa posizione di morbida di conciliazione. Qualche turno sta scomodo, lo faccio io. Quindi questa è, voglio dire, la Maria che ho conosciuto, la Maria che in questi 3 anni non si è smentita, perché uno magari ti dà la carta d'identità all'inizio, io faccio questo, però poi alla fine, ecco, si discosta da questa immagine. Invece Maria così l'ho conosciuta, così si è presentata e così l'ho lasciata in una giornata, il 30 novembre, che nella stanza del nostro primario, dottor Chiorazzo, si festeggiava, nella stanza accanto succedevano duelli perché doveva andare in porto il turno di dicembre, possiamo immaginare. Raffaella, tra l'altro ci dovrebbero essere, immagino, delle colleghe, dico bene? Prego, vieni. Ti presenti da sola. Io sono Teresa Mennoni, di Maria, nonché segretaria regionale della UIL FPL. Siccome Maria ha lasciato il lavoro da poco, abbiamo pensato comunque di premiarla con una targa ricordo per il suo impegno e la sua dedizione comunque alla organizzazione UIL FPL. Vorrei fare una foto con il segretario aziendale Giovanni Capeo che è con noi. Maria, sapevo che ci tenevi, comunque te l'abbiamo fatta. Auguri. Grazie a Maria. Allora, altre due parole sempre dalla nutrita famiglia Mennoni. Allora, Maria, abbiamo parlato dei politici, dei medici, della pediatria, adesso parliamo di tutti i fratelli tuoi e le tue sorelle, che d'ora in avanti tu non sarai mai sola, perché tu sei ricca d'amore, hai 9 sorelle e 4 fratelli, tanti auguri sorella mia! Che bello! Allora si impone in questo momento la fotografia di gruppo della famiglia Mennoni, riprendiamo tra un attimo. Allora, questa sembra una saga, tipo i Forrester, i Mennoni, i Carrington, i Forrester, i Trump, i Clinton. Al centro di questo collage ci sono io e il 1976 con 2 bambine che non ci sono più, 2 ragazze, 2 ragazzine che erano culei, che avevano l'anemia mediterranea, Castrigno e Riccardina. Poi accanto c'è un'altra bimba che è andata a finire, è stata data in adozione, che non vi dico il nome. Invece al centro si vedono 2 Marie allo specchio, quella che ha cominciato questa lunga carriera, gloriosa carriera, e poi la Maria di oggi. All'inizio, la metà del 75 dicembre, in bianco, e il... Qualche chilo in meno. Beh, certo. Applauso, qui scatta l'applauso. Poi ti vediamo con Don Benzi, vabbè che adesso vedremo l'Avi, Slido, tutte fette, Lourdes, tutte fette della tua vita. Il
laggiù verso a destra c'è Sua Eccellenza Monsignor Piccherri, che venne alla vecchia pediatria a trovarci a fare la benedizione di tutta la sezione. C'è il dottor Chiorazzo, dottor Urbano, dottor Nunno. Ora li chiameremo tutti. Allora Antonio, vogliamo cominciare a sfogliare questo album? Maria, ora cominceremo a vedere delle fotografie che ripercorrono, ecco, questo è l'ingrandimento per chi non avesse potuto apprezzare della Maria com'era e la Maria com'è, sempre, sinceramente sei più simpatica ora, perché comunque hai qualche chilo in più, ma hai tante esperienze e tanti amici in più. Grazie. Antonio, allora, questa è la fotografia, forse una delle più antiche. Antonio, magari prendi un posto, così sei seduto comodo e liberi anche un po' di visuale, perché tu sei talmente piazzato che praticamente fai un'eclissi che non vede niente nessuno. Maria, guarda quel telefono a muro con il disco, che quanti ricordi, quanta malinconia. Sì, questo è il primo 31 dicembre 1975. Tu naturalmente l'hai trasporso in ospedale. Sì, questa è un ausiliare, i ragazzi sono grandi, lei è ultra 85enne, la signora ce l'ha con il marito, la collega. Andiamo Antonio. Questa è una Maria bimba. Una Maria bimba, avevo 13 anni. 13 anni, che è più o meno l'età che avevi quando hai cominciato a fare la volontaria presso il Monte di Pietà, e magari ci saprai raccontare meglio tu quello che facevi. Io avevo 12 anni, prima, un anno prima di questa foto. E che si faceva al Monte di Pietà? Si faceva di tutto, i bambini si faceva di tutto. Era zia Maria, insomma Maria, che vabbè, insomma, facevo dai capelli. Facevo la spidocchiatrice, non mi vergogno a dirlo. Addirittura, e pensa un po' che in quello stesso luogo dove ti prendevi cura di bambini così sfortunati, 40 anni dopo saresti diventata commendatore della Repubblica, commendatore al merito della Repubblica Italiana, quindi veramente dalla polvere all'altare, nello stesso luogo paradossalmente. Certo, vedere queste immagini così mi fanno ricordare un percorso lunghissimo fatto con Maria. Con Maria è dal 1977-76 che abbiamo percorso le varie tappe, ci siamo conosciute e ho avuto modo anche di apprezzare tutte le qualità. È inutile parlare delle qualità di Maria. Lei, dottore, una volta l'ha definita in una lettera di encomio una trasformista, che è la parola che mi ha affascinato di più. Sì, più che una trasformista, una fabulatrice positiva. Maria ha le caratteristiche di moderare gli animi, i racconti che spesso ci sono capitati nella pediatria. Il nostro territorio certamente non è fatto di tante pecorelle, anzi di gente aggressiva. E Maria aveva la capacità anche verso gli energumeni di non avere paura, di rivoltare la frittata e di trasformarli in agnellini, per cui se ne andavano pure contenti. A me, dottore, risulta che anche dei noti pluripregiudicati sono stati ammaliati dalle parole di Maria. Da noi ce ne sono capitate di tutte, tra le altre cose noi logisticamente vivevamo in una situazione veramente particolare, cioè eravamo isolati dal mondo, cioè c'era il reparto di pediatria isolato dal plesso dell'ospedale, e per cui c'era tutto già un percorso, cioè sentivamo questa macchina che arrivava sparata, dopo un pochettino si sentiva il campanello, i portieri naturalmente aprivano più o meno presto questo portone e salivano questi energumeni che gridavano in dialetto naturalmente barlettano, che io non so neanche ricordare, a dove stava un medico, a dove stava l'infermiera, e arrivava questa gente con questo bambino che poi te lo buttavano sulla barella, dice beh, vedi tu adesso. E ci voleva tutta veramente un'arte divinatoria per calmare questi animi. E Maria riusciva
a risolvere tutto mandandole anche via, e riusciva con un modo di fare che io stavo a guardare, è veramente encomiabile, cioè nessuno ha queste capacità. Tra l'altro mi colpiva notare che già da allora esisteva una sorta di clown terapia ante litteram, quelli erano dei costumi di carnevale, quindi sempre nei reparti dedicati ai bimbi c'è stato sempre un tentativo di farli sorridere, fa parte un po' della terapia, io direi di tutti quanti noi, però dei bimbi in particolare. Sì, noi ci siamo inventati di tutto, tra altre cose, ecco, tra le lodi da tessere a Maria c'è anche la capacità che sa una miriade di filastrocche. Anzi, le propongo di farci sentire una delle tante filastrocche che incantava i bambini. Dai Maria, dai. Per esempio, Maria? Vabbè, ma adesso devo cantare. Vabbè, balliamo i buchi buchi col dito sulla testa, cambiamoci di posto, io e te. Braccia avanti, braccia indietro, e braccia zigo zago, e braccia su e giù. Balliamo i buchi buchi col dito sulla testa, cambiamoci di posto, io e te. E i bambini ballavano con me, è veramente che ballavo il buchi buchi, e poi c'era il buchi buchi della terapia, Infatti, questo è il problema, che poi c'era quello della terapia. Andiamo Antonio, sempre la vecchia, continuiamo con queste foto pose. Allora, dottor Chirazzo, quanti momenti festivi trascorsi in corsia? Tanti capidanno, tanti natali passati lì, in mezzo a chi soffre? Noi facevamo partecipe sempre i bambini nei momenti in cui potevamo, perché veramente c'era tanto da fare. Allora l'ospedale non rappresentava solamente un luogo di ricovero, ma anche un luogo di assistenza sociale. Ci venivano dei casi veramente pietosi. Io adesso ricordo solo alcuni di quei momenti, bambini che veramente non avevano di che mangiare, insomma, e vedevo che Maria riusciva a organizzare una piccola cena, un piccolo pranzo, questi bambini che pativano veramente la fame. È stato, insomma, un percorso lunghissimo, per fortuna, insomma, queste cose se ne vedono sempre di meno. Sì, anche se Maria tu continui ancora ad operare in questo senso, perché non dimentichiamo che tu sei attiva ancora in favore di bimbi che non hanno una famiglia che li accolga come meritano, e anche mamme sfortunate. Ok, sì, certo, con molto amore e gioia. Quello sempre. Qui ci sono, dottor Chiorazzo, colleghi, ex colleghi. Insomma, c'è un pochettino la storia della pediatria di Barletta. Sì, vedo il dottor Urbano, vedo io con molti capelli in più. Sì, il dottor Montaruri, un ottimo medico. È una Maria con un sorriso veramente accattivante, coinvolgente. Vai Antonio, sempre questi protagonisti di allora. Ecco Monsignor Picchierri. Qui Maria, dove eravamo? Cosa si stava celebrando o inaugurando? Vennero a benedire la pediatria, venne Sua Eccellenza con qualche sacerdote, poi qui è, insomma, in una stanza, una medicheria nostra, questa foto. Ma quindi qui siamo nella nuova pediatria? No, la vecchia pediatria, prima che andavamo all'ospedale nuovo. Ok, andiamo Antonio, erano le 5:15 di quel pomeriggio, sempre Maria con questi bimbi appena nati. Non si contano, dottore, i giovani attuali che dicono: quella donna mi ha tenuto in braccio appena sono nato. Adesso non sono solo giovani, ma sono giovani adulti, insomma, perché si parla di 40 anni fa. E ancora adesso ogni tanto ci ferma qualche uomo, qualche donna, e ricordano di essere passati da noi. Io ricordo che i momenti più cruciali era la notte, quando arrivavano i ricoveri, oppure si facevano quelle procedure tipo l'ex angolo d'esclusione, le 2 o 3 di notte, erano cose terribili. Magari dottore c'era qualche attrezzatura in meno, però c'era
umanità in più. Quello eravamo adeguati alle attrezzature, non adeguate all'epoca, ovviamente la tecnologia migliora col tempo, per fortuna. E devo ringraziare a Maria o anche a tanti altri personaggi che ci hanno aiutato con il loro supporto anche economico a riorganizzare il reparto tecnologicamente, perché le nostre amministrazioni l'hanno sempre. Per esempio, dottore Maria, qui siamo nella nuova pediatria, qui siamo all'ospedale Monsignor Di Miccoli. La cucinetta piccolissima, dove Maria organizza qualche piccolo buffet. Maria riesce a trasformare, non so, pure da una scatoletta di tonno e due melanzane, un ottimo aperitivo che non trova uguali. E forse è questo che rimpiangono tanto in te, Maria. Antonio, andiamo. Stelle Filanti, quindi sicuramente sarà stato qualche, qui c'è anche Lea, quindi tutta la stirpe dei Mennuni che si propaga per i vari reparti di tutto il mondo. Il dottor Di Nun, ausiliare l'ultimo giorno di lavoro, e io le feci una festicciola. Quindi vedi, hai sempre avuto questo spirito veramente di corpo, come diceva prima Raffaella. Ecco, qui siamo veramente ai giorni nostri. C'è il dottor Tedeschi, sì, che è qui tra noi, mi sa. Lo vogliamo chiamare? Lo chiamiamo? Vogliamo fare questo avvicendamento, dottor Chiorazzo? Allora chiamiamo il dottor Tedeschi, dov'è? È andato. Eccolo qui.